Allora, innanzitutto il senso di questa giornata e il motivo per cui avete deciso appunto di organizzare questo incontro oggi qui all'Aquila. Ma il motivo è essenzialmente quello di rilanciare il polo tecnologico dell'Aquila in difficoltà. Devo dire che già c'è molto che si sta facendo in questa direzione, ma io credo che ci sia la necessità di dare un'accelerazione. Un'accelerazione si dà facendo incrociare finanziatori con idee imprenditoriali. Dunque, attraverso il coinvolgimento di Tiffany Nervuth abbiamo sostanzialmente avviato un percorso che ci permetterà nei prossimi tempi di poter finanziare una serie di idee di imprenditori che vengono da tutta Italia e di posizionarli possibilmente nel polo tecnologico dell'Aquila. Come avete selezionato le esperienze che verranno raccontate oggi e che si stanno raccontando oggi? Abbiamo selezionato attraverso, come dire, una realtà di estremo valore che è Digital Borgo, una realtà pescarese, che da molti anni si occupa di selezione di progetti imprenditoriali e l'abbiamo selezionata sulla base di indicazioni che ci venivano da parte del fondo rappresentato da Tiffany. Devo dire che gli elementi più interessanti che sono venuti fuori sono elementi di forte innovazione nell'ambito della dronica, per esempio, e di altre soluzioni tecnologiche che oggi vedranno, come dire, avranno la possibilità di poter essere presentate ed eventualmente poter essere presentate in questa occasione. Un'ultima cosa, anche lei ha annunciato l'intenzione di investire in questo luogo. Certo, io sono il titolare di una realtà che si chiama Giovanni Leonardis Welfare. Noi stiamo aprendo in Italia circa 100 unità operative per il trattamento del dolore cronico. Nell'ambito delle nostre attività, il contact center è un elemento molto importante. Apriremo il contact center all'Aquila assumendo psicologi e medici che supporteranno i nostri pazienti nella cura e anche i nostri centri nel corso della loro cura e trattamento della loro patologia.